Andiamo a fare qualcosa? Che cosa? E boh, andiamo a fare due lanci. Ma fammi guardare la televisione, ci sono 40 gradi, dov'è che vuoi andare? Vabbè. Ma... allora, mi sistemi i mulinelli? No, non ci voglio. Ma come? Ma che voglia c'hai tu? Ma almeno poi sono a posto. Ma fatelo te, io ti guardo, tu lo smonti. Vabbè, però mi aiuti, eh? Ti guardo. Va bene, andiamo a smontare il mio mulinello. Partiamo. Oh, io ci provo, non ti garantisco. Vai, nulla. Io ti seguo. Va bene. Amico, lo so come si allora, fa. Allora, ottimo. Primo passo, smonto la bobina. Vabbè, per forza. Puoi smontare bobina. Ok. E puoi smontare anche la manetta, così almeno te la sei già tolta dalle balle. E la manetta, la leviamo. Ok, ok, adesso devi smontare questa vite che c'è qua. Ah, ok. Questa vitina è quella che tiene fermo il dado che blocca l'albero. Però prima di smontare questa, devi togliere i cuscinetti. Ok, questi cuscinetti. Sì, allora ci potrebbero essere vari casi. In questo caso ho dei cuscinetti. Altri potrebbero avere delle semplici bronzine o un cuscinetto solo. Okay. In ogni caso, tutti hanno un sistema tendenzialmente che li blocca. Questo ha questo piccolo ring di gomma, quindi basta levare questo ring e i cuscinetti si sfilano. Altri potrebbero avere un piccolo perno che si infila ed è passante nell'albero e blocca i cuscinetti, oppure un piccolo sage. Dipende. Dipende. Da mulinello. Ti è andata bene, questo è molto semplice. Levi una guarnizione di gomma. Senza distruggerla. Sì, mi raccomando, non perdere questi pezzi, perché sennò non andiamo più a casa. Se no, anziché sistemare il mulinello, lo detoniamo. Ce l'hai fatta? Sì, pian piano. Un po' facendo scorrere la guarnizione senza romperla. Bravo. Grazie. Ci ho fatto. Ok. Piccolissima guarnizione. Continuo. Ok, ora sfila i cuscinetti. Ok. Quindi tutto, compreso gli ingranaggi? Sì, se riesci, se no uno alla volta, in teoria è meglio uno alla volta. Ok, allora uno alla volta. Primo okay. Cuscinetto. Occhio che non abbiano delle rondelle, dei distanziali. Non mi sembra. Quello è un distanziale, perfetto. Ecco, ecco cos'è il distanziale. Pensavo fosse la distanza tra le macchine. Che idiota. Bravo. Sto abbiamo separati. Sì. Già ti sei dimenticato, secondo me, come devi metterli, perché se devi seguire un ordine ti conviene far così. Questo qua e questo qua. Okay. Tienili così e vai. Tolgo anche questa. Togli quella, la metti dietro, così hai il tuo ordine e non puoi sbagliare. Ok. Adesso puoi smontare con la vite. Ah, quella. Quindi, cacciavitino. Cacciavite. Ok. Ok. Anche questa la mettiamo qua. Vai. E poi? Adesso devi smontare il dado. Puoi usare una pinza o una chiave inglese. Ok, io uso la pinza o la chiave. Ma usa la pinza. Ma no, la chiave che abbiamo noi non so se va bene. Va bene. Che culo. Che chiave da pro. Fai vedere. Hai visto come sono rapido con una chiave? Ok. Tolgo? Togli. Ok. E adesso? E adesso già tutto il movimento ti viene via. Ah sì? Ah, che bello. Semplicissimo. Quindi la chiave la quindi posso riposare. Quindi questa la possiamo mettere qua. Okay. E già tolto tutta la parte del movimento, del mulinello insieme all'archetto. Poi se vogliamo possiamo anche andare a lubrificare e pulire queste parti, le parti dell'archetto, però... Dopo. Dopo. Prima okay. Facciamo la parte più complicata. Ah, qua ci sono i cuscinetti, ecco dove sono. Bene, quindi in questo caso devi smontare prima queste tre viti, ok, per accedere alla parte del cuscinetto centrale, ok, che dovrebbe essere un cuscinetto a gabbia rullica. Wow, che parolone. Abbinato in teoria a un cuscinetto a sfere, però non è detto, vediamo. È la prima volta che lo smontiamo. Ma scivolano, quindi chiedo il tuo intervento perché mi scivola. Non riesci a smontarla? No, mi scivolano le mani. E usa il cacciavite giusto. Unte. Con le mani unte, le viti scivolano.
scivola. Non è mai niente. Sì, certo. Vabbè, ma mi... Non mi scivola. Mi okay. Scivola le mani da minuto. Ok. Ok. Oh, vai. Grazie. Monta. Sembra un bambino quando gli devi aprire una bottigliata d'acqua. Ma... Vai, tolte queste tre viti, già ci siamo. Veramente. Siamo già a metà del lavoro, praticamente. Più o meno. Più per meno, meno. Che bello, posso pulirmi i mulinelli. Sì, secondo me li detoni i mulinelli. Sì. Sicuramente. Dai, smonta. Ho paura di andare troppo veloce. Poi. Mi raccomando, mettili bene, che se no voi non ti ricordi più niente. Bravissimo, lasciala attaccate così. Ok. Danno. Indiligenza. Ti chiamavo okay. Indiligenza. Ok, adesso cosa c'è? C'è un cuscinetto, vedo. Bene. Dai, smonta. Cos'è che devo smontare ancora? Smonta, verrà via qualcosa, no? Ah, proprio così, devo andare... Tac, alzi. A dove quello che viene via devo smontare sempre? Funziona sì. Così? Ok. Tutto quello che si smonta. Ah, che roba bella. Oddio, ma viene via tutto. Questo cos'è? Il cuscinetto centrale? Sì, questo è un cuscinetto a sfere. Ok, e questo? E questo adesso va smontato. Tutto? Sì, però ti conviene aprire il carter adesso. Ah, ok. Quindi viti. Giusto? Vai. Oh, sono riuscito a svitarla, visto che bravo. E poi, questa dietro? Sì. Se riesco a prenderla, la presa. C'è un po' sabbia. Vai. Normale che siano sporche. Eh beh, se il mulinello l'hai buttato dentro in acqua o nella sabbia, è questa normale che ci sia sabbia. Ricordiamoci. E adesso? Metti le giuste. Ok. Vai, adesso smontalo, apri il carter. Dovrebbe aprirsi. Così? Se togli le viti. Faccio un po' di leva? Sì. Non so che mi sa perché c'è vite più piccole. Ma se non togli i pezzi, dove non si apre? Prima devi togliere i pezzi. Ma dici che c'è un'altra vite sotto. Come era nascosta. Madonna, è impossibile spondere un mulinello. È meglio che no, guarda, lo facciamo insieme stavolta e poi non farlo mai più per tutta la vita. Perché veramente... Mattemi scio. No, è impossibile, ragazzi. Cioè, era meglio non fare niente. Mamma. Ma c'è troppe viti, vai, non fa per me, io perdo i pezzi. Lo sai come sono? Posso usare quello? No, questo è quello più grande. Meno male che esiste lo spaccato, l'esploso, almeno hai sempre la possibilità di capire dove vanno i pezzi che perdi, che ti rimangono in mano e che avanzano sempre. Esatto, a me avanzeranno tipo 1800 pezzi. E adesso? Basta, ho finito? E adesso quelle viti mettile in ordine, che le smontate, quindi ti devi ricordare poi come vanno. Allora, questa era quella dietro. Potrebbero avere lunghezze diverse. Questa era quella centrale. Mi sembrano tutte uguali queste, dai. Okay. Ti va bene. Sì, perché sennò poi non sapevo più dove metterle. E adesso? Bene, e adesso dovrebbe aprirsi. Dovrebbe. Hai detto bene. Dovrebbe. Se secondo te hai smontato tutte le viti, si apre. Se... Questa non la smonto? No, quella dopo. Non smontarla. Si dovrebbe aprire. Quindi faccio una leva da qua. Ok, vedo che si sta staccando il tutto. Dai, piano piano sollevalo. Ah no, eccone una. Madonna. Ho dato un'altra vita. Cioè ci hai messo un'ora? Per provarla, sì. Ma quella... No. Sì, c'entra. C'entra, ha detto che c'entra quella. Vedrete che c'entra, ragazzi. Ho scoperto una vita in più. Non se n'era accorto neanche lui. Vedi? Minchia. Se non lo aprivo con questa violenza, che se cadevano tutti i pezzi eravamo rovinati. Però vabbè, ormai l'hai aperto. Sono stato bravo. Ok. Ok, quindi questo è quello che trovate all'interno. C'è l'ingranaggio centrale che lavora sugli altri e... Vediamo se riesco a farvelo vedere. Il movimento dell'alberino, che non riesco a farvi vedere perché chiaramente manca il rotore.
Niente, adesso vanno smontati tutti gli ingranaggi. Oh mamma. Eh sì, devi smontarli tutti, lui. Sei sicuro? Ti fidi? Faccio io? Sì. Sì, perché tanto il mulinello è mio, quindi se poi non si riavvita a posto. No, potresti smontare anche solo questo, quell'ingranaggio grande, perché questo? Poi hai comunque accesso a tutti e puoi pulire ed ingrassare. Sollevo? Vai, sollevalo piano piano. È incastrato insieme agli altri ingranaggi, non è niente di che. Quindi devo trovare il modo di far passare tutto, giusto? Ma usa un po' di forza. Oh. Avevo paura, io... Ok, che cosa trovi? Un cuscinetto e degli ingranaggi. Bene, mettilo da parte. Adesso hai il mulinello che, sì, hai ancora degli ingranaggi dentro, però puoi anche fermarti qua, non c'è bisogno di smontare oltre, perché sotto vedi un cuscinetto. Sì. Qua vedi tutti gli ingranaggi, quindi puoi pulire, sgrassare e ringrassare senza problemi. Potrebbe essere che in alcuni mulinelli c'è un cuscinetto a sfere abbinato a un cuscinetto a gabbia rullica. Ecco, se c'è un cuscinetto a gabbia rullica non andrebbe in teoria né ingrassato né oliato, o meglio andrebbe oliato con un olio particolare come questo. Perché nel caso in cui lo si trova nei mulinelli da spinning non è un cuscinetto unidirezionale, capito? Ok, sì. È un cuscinetto che va in tutti e due i versi. Ah, ok. Perché grazie. Se tu togli l'antiritorno, il mulinello indietro gira. Ah, giusto. Il mulinello da casting è un cuscinetto unidirezionale, ha delle piccole lamelle che non fanno girare le sfere all'indietro, quindi bloccano il senso, gira solo da una parte. Ah, ecco. Perciò, se si usa un olio sbagliato, cosa rischi? Di sporcare queste lamelle che bloccano le sfere e di farlo andare anche e di farlo andare all'indietro. Ah. È un gravissimo danno. Spacchi il mulinello. Quindi, se non sei sicuro di quello che fai, non fare niente. ok, l'ha detto lui, eh? Così. Ok. Ok, adesso bisogna usare un po' di petrolio bianco. Che è questo? Vai. Questo è? Petrolio bianco. Facciamo un po' di danno. Lo rovescio in Vai, bicchierino. Vai, mettine un po', non tantissimo, perché fa una puzza tremenda. Infatti fare questi lavori in casa non è mai il massimo, ma tanto è casa tua. Grazie. Sarà contenta mia mamma. Quanto? Buona. Ok. Ok. Mamma che puzza. È petrolio. Chiudiamolo bene. Okay. Ok. Quindi ho il mio bicchierino col petrolio. E adesso? E adesso puoi sgrassare il mulinello in modo che poi puoi andare a ringrassarlo con del grasso nuovo. Ah, quindi proprio. Metti il mulinello sopra. Pucci il pennellino. Ok, questo lo lascio fare a te. E sgrassi piano piano. Che tecnica. E vedrai che con questo togli qualsiasi cosa ci sia dentro, sporco, grasso, anche un po' di salsedine. Se non è troppo intaccata riesci a levare anche la salsedine. Beh, non è il nostro caso perché noi al mare non li utilizziamo. Quindi è letale. È una bomba. Sì. È la cosa migliore da usare, il petrolio bianco, perché a differenza di altre... gli altri prodotti, ad esempio, tu potresti sgrassarlo anche con della benzina. Però la benzina secca gli ingranaggi e secca i cuscinetti. Che è importante non seccarli, perché sennò poi non vanno più. Sì, ma non è tanto il seccarli, è che gli leva quella specie di pellicola protettiva che hanno, che ha la lucidatura, ad esempio, delle sfere del cuscinetto, e poi non ha più la resa di prima. Mentre il petrolio si sgrassa, ma non asciuga, non secca. Sì, c'è da dire solo che ha pochi segnali di pericolo, però per niente. Infatti non è adatto a te. Guarda già come sta venendo pulito. Wow, era così lucido. Cioè, fa paura o no? Sì, funziona. Ok. Bene, secondo me già basta, cioè brilla. Sì, adesso io gli darei una bella asciugata con un po' di Scottex. Dai una bella asciugata. Poi puliamo l'ingranaggio centrale che hai tolto prima e ringrassiamo, abbiamo finito. Veramente? Sì, non è che ci vuole 200 anni. Scusa, non lo sapevo. Cioè, secondo me smontare quello da casting è ancora più veloce, però comunque è veloce anche quello da spinning. Allora, l'importante... Dipende da mulinello a mulinello. E cioè, da persona a persona. Da persona a persona anche, soprattutto, perché se poi non riesci a svitare una vite, certo che ci vogliono 3-4 ore per smontarne 10. Infatti io mi dai fermo. Pulisci, non avere paura che sono 4 pezzi di ferro, non succede niente. Buona? Così o di più? Asciugalo ancora un po'.
Se vuoi possiamo smontarlo ancora di più, eh. Di più come? Di più puoi togliere questa vite. Questa vite. Non andiamo a complicarci. Sì, ma è semplicissimo, eh. Quindi smonto? Se tu smonti questa vite, smonti questo pezzettino, che è quello che sotto qua c'è un ingranaggio, lo vedi questo ingranaggio, sì, con un perno, e quel pezzo lavora su quel perno, permette di fare ruotare quell'ingranaggio sotto, che a sua volta si aggancia a questo che hai tolto. Ok, fin qua l'avevo visto. Però non è indispensabile toglierlo, puoi ingrassarlo anche da qui, hai comunque accesso. Ok, allora cioè, lo ingrassiamo da qua. Così va bene, aspetta, però sgrassa anche questo che è marcissimo. Okay. È marcissimo, poverino, è ingrassato. Poi togli il grasso vecchio per poi mettergli quello nuovo. Faccio io, eh? Vai. Ho perso un pezzo. No. No, scherzo. Che burlone. Quello è un cuscinetto? Sì, è un cuscinetto. Ma sei sicuro? Lo stai, sì, vedendo? Lo stai vedendo? Lo vedi? Lo è vedi? Un cuscinetto. Wow. Quindi, puoi levarlo, levalo. Se è un cuscinetto, sicuro? Levalo. Ecco, potete sgrassare. Non è ingrassato. È giusto. Magari è unito. Ma no, lui lo puoi togliere. Ci provi lei, signore. Oh, madonna. Ho paura io, vedi? È staccato. Che bravo. Ma che ignoranza. Dai, sono burlone. Ok. Allora vado a pulire. Comunque, il petrolio va bene anche per sgrassare i cuscinetti. Okay. Va bene per sgrassare tutto. Può anche sgrassarti i capelli. No, se c'è i capelli grassi, te li puoi sgrassare. Continua, continua l'opera di pulizia. Vai. È vero, funziona molto bene. Diventa lucido. È vero o no? E poi non costa niente il petrolio bianco. Cioè un barattolone così credo che costi più o meno sui 2-3 euro. Quindi consigli di usarlo? Sì, l'unico problema è la puzza che fa. Sì, effettivamente è un po' fastidioso. Vabbè, però... Ne vale la pena, dai. Per le vostre mogli o fidanzati o madri, così non saranno contente, però non fatelo quando ci sono. Buona. Lo asciugo? Ok. Grazie. Asciuga. Poi pulisci il cuscinetto. Sempre col petrolio? Sì, se è sporco, se è un po' sporco uso il petrolio lo stesso. Puoi buttarli anche a bagno volendo, però adesso per far veloce non abbiamo tempo di fare tutte queste cose. Devo pulirlo meglio? No, guarda che bello, fallo vedere che bello che è venuto. È bellissimo. Bello lucido. Ottimo. Sembra nuovo. Quindi lo riappoggio e... Vai. Cuscinetto. Cuscinetto, dai una passatina al volo. Senza farlo cadere, senza perdere un pezzo. Comodo, Matte, questo tecnico. Ok. Lo so. Cuscinetto che abbiamo appena tolto, quindi lo posso rincastrare così non vado... Bravo, rincastralo. Ha un senso? No. Ok. Domanda lecita. Almeno questo non ha un senso. Ok, quindi l'ho rimesso. È vero, luccica, eh? Che bello. Ok. Lo riappoggio. Vai, adesso questo... sposta il petrolio. Via petrolio. E prendi il grasso. Ah, quindi mi devo risporcare. Grasso quale? Grasso, noi usiamo questo. Quello nautico. Che è un grasso, si chiama grasso blu nautico, ed è un grasso che resiste a salsedine, acqua, eccetera, eccetera. E la cosa particolare è che non asciuga. Ah, quindi è un grasso perenne. Sì. Ottimo. Ed è veramente blu. Certo, se si chiama grasso blu cosa pensavi che fosse? Magari era verde. Giallo. Ok. Te lo asciugo un po', eh. Sta rifinendo lui, eh. Precisino. No, devi asciugarlo bene. Così. Ok. Ok. Pulito, cosa faccio? Non così, usa un cacciavite, metti una puntina di grasso. Questo? Sul cacciavite e la metti, sì, e la metti sull'ingranaggio. Puntina, intendi? Oddio. Madonna. Questa è una puntina. Vai. Dove lo metto? E adesso la metti negli ingranaggi, ad esempio qua, su questo ingranaggio, sotto, anche sotto, anche sotto, anche sotto, anche sotto, bravo. In tutti i movimenti che vedi, vedi anche lì in mezzo, basta, poi si distribuisce da solo. Qua? Dove c'è la vite. Vite, qua in mezzo, ok. Tieni. Mettiamogli ancora un po'. Oh, ma non è tanto? Non è tanto. Metti grasso. Mica lo devi usare tutto. Toglilo da lì adesso e mettilo sul pezzo dorato,
l'ingranaggio dorato. Questo? Sì. Ok. Bravo. Hai visto? Ragazzi, maschio sta pulendo un mulinello, cosa che non penso accadrà di nuovo. Ok, se vuoi ingrassare anche l'albero. Ok, lo muovo. Sì. Ma che bravo, lo sto spargendo. Basta, molto bene. Lungo, tanto poi non se... essere preciso. Ma va da solo dopo. Ok. Ok, adesso cosa devi fare? Devi rimettere dentro il pezzo che hai tolto. Quindi adesso scopriamo se... Quindi approfitta per ingrassare queste parti che poi non potrai più ingrassarle. E olia anche un po' il cuscinetto. L'olio che usiamo è questo qui, che è un olio apposta per i cuscinetti, perché i cuscinetti non vanno ingrassati ma vanno oliati. E olio. Questo mi dice che posso lanciare lungo. Sì, perché è un olio tuning per fare lanci lunghissimi, ma tanto lancerai sempre uguale te, perché muovi nello spinning e quindi non è che ruota di più. Ecco, hai sprecato una goccia d'olio che costa 1 milione di euro. Okay. Dai, mettila nel cuscinetto. Qua? Sì, vedi che c'ha un ago apposta. Puoi usare anche l'olio che trovi nelle scatole dei mulinelli, però questo è un... Basta, una goccia! Madonna, l'ha affogato nell'olio, oddio, oddio. Una goccia, una goccia e dai, mezza. Già che ce l'hai in mano, ingrassa anche questo che è l'altro cuscinetto. Oglialo. Sempre una goccia. Una, basta. Basta? Basta. Veramente? Ma sì, ma quanto ne vuoi mettere? Anche questi? Sì. Tic e tic. Ok, basta. Ho odiato i cuscinetti. Basta, basta. Rimontiamo questo mulinello perché qua è un disastro. Ok, devo ingrassare questo, tutto questo ingranaggio? Sì. Quindi sempre... Non c'è bisogno di ingrassare questo grande perché è ingrassato l'altro dorato e quindi lui lavora con quello e si autoingrassa. Basta che metti un po' quello, ingrassi un po' il piccolino e buono. Va bene, o di più? Mettine una puntina. Quindi andiamo ad ingrassare l'ingranaggio. Fa niente se si sporca anche un po' il cuscinetto? Se non lo sporchi è meglio. Ok. Perché sennò il grasso lo rallenta, non lo rovina, però lo rallenta. Okay. Impasta le sfere e non gira più fortissimo. Ok, quindi ingrassato. Vai, butta dentro. Dai che forse arriviamo alla fine. A che senso aveva? Opposto, lui opposto. Come fanno i denti a lavorare così? I denti devono andare a lavorare su questo. Ok, ok. Fai vedere. Insomma, l'incastro tutto, ragazzi. Non so come fare, ma Matte dice che si può fare, quindi io lo faccio. Bravo. Ok. Sono riuscito ad incastrare questo pezzo. Dai, giusto? Incastra questo. Ok. Ok. Mi sembra tutto corretto. Sì. Praticamente tu hai rimesso dentro l'ingranaggio che è ingrassato e a sua volta ingrassa quello dorato che è quello del movimento. Ah, che l'ho già ingrassato. Ok. Ok, si autoingrassano. Qui rimane sotto c'è un cuscinetto insieme a quello che è contenuto dentro questa parte bianca che è il cuscinetto a gabbia rullica ed è il cuscinetto che va oliato con l'olio particolare, quello che dicevamo prima. Ok. Però il mulinello comunque è a pochissimo tempo, perciò possiamo anche non oliarlo, perché poi bisogna mettere solo una goccina d'olio e basta. Cosa che io non so fare. Che però deve essere apposta l'olio. Ok. Ok, vai, rimontiamo. Quindi? Carter, vedi che c'è un cuscinetto nel carter. Ah, vedere. Lo devo oliare? Ok, mettili una punta, una goccina. Vedi che loro lo ingrassano. La casa costruttrice mette comunque del grasso nelle sfere, perché sono dei cuscinetti. Basta! Una goccia! Ok, una goccia. Questi qua sono cuscinetti che non devono ruotare ad alta velocità, sono quelli che fanno muovere la manetta. Questi? Ok. Sì. Perciò non serve a niente che tu lo riempi d'olio. Ah, ok. È meglio che sia più pastoso, più ingrassato. Okay. Invece che oliato, però se dovesse essere secco puoi mettergli o una puntina di grasso o una puntina di olio. Se il grasso già lo vedi vuol dire che sì, è a posto. Cioè nel mulinello da casting i cuscinetti devono girare forte perché sennò non lanci. Sì, giusto. Questi cuscinetti qui delle bobine, delle manette, scusa, non serve a niente che girino a 2000 milioni di chilometri orari, non serve a niente. Ok. Allora io sto riavvitando tutto. Io ho già riavvitato così. Sono stato sbagliato. Dai, vai, che ce la possiamo fare. Sto rimontando, Ok. Vai. Stringo? Stringi. Ok. Cioè, non esagerare, punta, poi alla fine stringi tutto. Ok. Ops.
Bello riabitare con tutte le mani oliate. Oliate, petroliate, c'ho tutto in mano. Sì, ma lui dai, almeno si può. Ci sta mettendo un'ora a pulire il mulinello. Vabbè, oh, la prima volta ci mancherebbe. No. Va bene. Va bene. Dobbiamo accelerarlo il video, perché sennò la gente si ammazza a guardarlo. Guardarmi. Abbiamo usato 12 batterie per fare sto video. Vabbè, oh. Scusate, è colpa mia. Sono... Bravo. Hai visto? Hai fatto un video? Bravo, bravo. Matteo, stiamo facendo un video. Bravo. Ignoranti. Dai, riavvita sta cazzo di video del merda. Lo mettiamo sotto. Oh, ma che avanza una vite lì. No, è giusto, ho già capito dove era. Sì, vabbè, guarda, ti è andata benissimo perché hai scippato una vite di quello... Che però sono per culo sono uguali. Ok, non fatelo mai, non fate la maschio. Ok, sono un campione. Proprio le viti a casa hai messo. Hai visto? Vabbè. Ok, questo era così? Sì, vedi che è ingrassato, le sfere sono ingrassate. Le ho ingrassate. Metti una punta d'olio. Le ho appena messa. Le hai messa? Ah, ok, sì. Va bene, basta, le hai già messa, basta. E tu mi hai detto, c'è già l'olio. Ok. Rimetti la copertura. Che vai. Per fortuna ha le viti uguali. È andata benissimo. Qua ci vorrà un quarto d'ora ad abitarle. Sai che ci vorrà il solito quarto d'ora ad abitare tre viti. E punto. Bravissimo. Che velocità. Ci ho preso la mano, attenzione. Oh. Quindi continuo ad avvitare, giusto? Sì. Mi incastro per bene. Qua devo stringere, beh, per forza. Sì, qua sì, perché poi chiudendo non hai più la possibilità di stringere. Ok, allora stringiamo fino in fondo. Chissà se andrà sto mulinello. Secondo me no. Secondo me è sbagliato qualcosa da qualche parte, però. E se non girasse più, lo devo rismontare. Altre 3 ore di video. Ok. Hai avvitato bene? Sì, penso di no, sì. No, io non mi fido. No, veramente. Dai, stringi un po'. Ma ho paura. Non tantissimo, però. Vedi. Boh. Erano giuste. Ti ricordi prima quanta fatica hai fatto a toglierle? Sì. Ok. Ora c'è, la prossima volta ne farai il doppio. Così è a posto. Ok, adesso. Adesso cosa va? Questo. Bravissimo. Che non ha nulla, così? Sì. Incastralo. Up. Ok. E adesso questa. Ragazzi, sto per rimontare un mulinello, vi rendete conto? A vita. Avevo notato prima che si avvitava al contrario, quindi questo è stato anche bravissimo. Bravo. Non girerà mai. Stringo? Vai. Quanto stretto? Stringi, qua stringi. Comunque lui, questo dado ha una sua posizione, vedi? Deve essere praticamente... piatto. Faglielo vedere. Deve essere piatto rispetto al buco dove va la vite, perché poi la vite picchia contro, si appoggia contro e permette a questo dado di non svitarsi con le vibrazioni. Ok, quindi ho stretto fin troppo. No, va bene, vedi che sei sulla parte piatta. Adesso anche perché se non lo metti sulla parte piatta la vite non entra. Se c'è lo spigolo del dado, l'angolo non potrei mai inserirci dentro la vite. Faccio la vite in ostella e vado... Ups. Quella vite è una sicurezza, serve per non far svitare quel maledetto dado, altrimenti ti parte via un mezzo di mulinella. Mentre peschiamo, aspetta che questa vite è piccolina, non è comoda per niente. Ok. Questa va stretta anche questa, immagino. Sì, ma non eccessivamente, perché ha dentro comunque del frenafiletti, perciò... Va bene? Stringilo ancora un pelino. Ma lavora bene con quel cacciavite, non tutto storto che la spani con la vite. Cane, animale. Sei un cane. No, non più storto di così. Ok, vai. Adesso. Ok. Rimetti dentro gli altri pezzettini che mancano. L'ingranaggino, quello della bobina e i vari pezzi, cuscinetti, distanziali.
giusto che arrivi a questa altezza. Vai, hai visto che era importante metterli in ordine, perché se io adesso te li mischiavo tu non ti ricordavi più niente. Questo... quello è uno spessore che serve per regolare l'imbobinamento. Ah, ok. Più giusto. Conico verso la parte alta della bobina o meno conico. Cuscinetto. Visto. Puoi cambiarlo con lo spessore se vuoi. Quale? Quello bianco. Quello? Ah sì? In base alle mie preferenze? Sì. Se vuoi più conico per lanciare di più in alto, puoi farlo. Ma non lo sapevo. Matte. Se tu lo riduci, imbobina più, carica di più in alto. Vai, metti quello ring lì. Dai. No, l'ho perso. No, non ti preoccupare. Lo vado a recuperare. È un po' scomodo però questo, Matte. Dai che ce la puoi fare. Ok, ce la posso fare. È un po' scomodo. Lo metti, poi... un elastichino. Dai, bravissimo, bravissimo, ce l'hai quasi fatta. Bravo, bravo. Hai messo lo ring? Bravo. Devo incassarlo fino in fondo? Eh sì, deve andare. Quindi... appoggiarsi sul cuscinetto. Wow. Ci sei? Oh, ci sono, ci sono. Oh my god. Posso rimettere la bobina? Dai, metti la bobina che non girerà mai tanto. Incredibile. Metti bobina e manetta, avvita tutto e proviamo a vedere se gira. Mini, non girerà mai, l'hai spaccato tutto, sei un cane animale. Ah, che velocità, eh? Eh sì, solo quello riesce a fare veloce. 6 ore di tutorial, ragazzi. È importante, mi raccomando, fate le cose con calma e non fatele come me. Manetta. Ma ci sembra che gira? Sembrerebbe, perché un paio di giri li ha già fatti. Madonna. E la manetta si avvita anche questa con una velocità esagerata. Dai, ragazzi, prova. Ci siete? Prova. Minchia, funziona a miracolo, incredibile! Oh, gira tantissimo! Sei stato bravo, bravo! Mamma mia, è velocissimo! Porca vacca! Oh! Funziona. Sono riuscito a fare un video! Sì! Bravo, è il tuo primo smontaggio e rimontaggio! Mamma mia! E non ho... oh, aspetta, controlla! Non pezzi. C'è nulla? A posto! Messi tutti! No, aspetta! Un ago, quello no, cos'è? No. Per bucarmi se sbagliavo. Certo. Ok. Basta? Basta, ci siamo. Ok. Poi se vuoi puoi anche mettere un po' d'olio dentro nell'archetto. L'archetto qua già funziona. Qua dentro c'è un altro cuscinetto, puoi smontare la vite che c'è qua dietro, questa, e oliare anche il cuscinetto del guidafilo. Ok. Che spesso accade che si secca, soprattutto per chi lo usa al mare. Ok, quindi così è a posto? Sì, ci sei, dai, hai fatto una manutenzione ordinaria, normale, niente in di che. In un'ora però ce l'ho fatta. Non l'hai smontato a 1000 pezzi, però è più che sufficiente. È vero, però gira molto meglio. Guarda come va. Mai visto? Non si ferma più. A posto? No, va bene, che dai. Che c'è da dire? Bella. Basta? Ok. Oh, ciao ragazzi. Fine tutorial. Ragazzi, ce l'ho fatta. Sono riuscito a sistemarmi il mulinello. Che tragedia, è stata una tragedia. Ce l'ha fatta, però è stata veramente una tragedia. Però sono stato bravo, ho mostrato ogni passaggino con anche il tempo giusto. Sì, più o meno sì. C'è di buono che non sono avanzati i pezzi, dai. Possiamo dire quello. Ottimo. È ottimo, mica tanto, dai. Voi non rompermi più le palle, lasciami dormire.